Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora, siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, come sempre tutte le settimane su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Buongiorno a tutti, io sono Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno, buoni buongiorno, ascoltatori. Buongiorno, perché dovete sapere che oramai Leandro non si trova più. No, è vero, è vero. Perché le scorse settimane, i scorsi mesi, insomma, ci trovavamo un po' più spesso anche al di fuori. Facciamo anche chiuso il bar, del mondo della radio. Però adesso c'è un sacco di appuntamenti, un sacco di cose da fare. Di analisi da fare. Non volevo dirlo. E allora sì, ci vediamo. Vabbè, veramente proprio solamente di rado, solo per il nostro programma. Per il nostro programma, vabbè. Dai, allora, titoli, andiamo subito con i titoli, veloci, dai. Allora, macro aree e discariche. Poi vaccini nel mondo. Adria e i suoi misteri, Università Rovigo e Trivelle, proprio titolo secco così, Trivelle. Non vi diciamo niente, ma l'avete già capito, ve lo diremo dopo. Ma l'avete già capito. Dai, allora, brevissima pausa, torniamo per iniziare Made in Polesine. E allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Andiamo subito con il primo titolo. Parliamo di macro aree e discariche. Allora, perché ne parliamo? Perché mi ha chiamato un mio amico che è consigliere comunale di Arqua, eccetera, per farmi vedere la macro area di Arqua Polesine. Arqua Polesine, sappiamo che è fronte superstrada alla Transpolesana, era una macro area dove dovevano fare un insediamento, anche l'IKEA aveva già speso solo di contributi ai due comuni 2 milioni e 200 mila euro, quindi era una cosa importante. Il fatto sta che è tutto fermo, come dice Brumotti, con le quattro frecce, quindi non funziona. Non se ne fa niente. Però quello che si constatava, mi aveva chiamato anche per questo Vincenzo, per dire che era diventata una discarica, e questo fa il palo con tutto con tutte le varie aree non dismesse che non vengono usate, che dopo diventano automaticamente discariche. Parlando del nostro territorio, dietro dove c'è il Lidl, che è dovuto intervenire il comune anche con delle spese importanti, Rosolina, abbiamo fatto un servizio su dietro il Lando, dove ci sono questi capannoni vuoti, hanno dovuto recintarli perché la gente ci portava le immondizie. Addirittura nella Transpolesana hanno fermato lo stralcio perché sai, la macchina che taglia l'erba aveva cominciato a macinare quintali e quintali di immondizie che erano nascosti dall'erba, quindi fa parte dell'inciviltà che ci sta costrando. Argini compresi, poi argini, non parliamo compresi, degli argini, esatto. Poi, quindi ci sono tonnellate di rifiuti. Abbiamo già celebrato tante volte gli amici di Plastic Free, ma però non basta solo questo, per quanto bravi siano non possono metterci manca proprio una cultura del pubblico, nel senso di quello che appartiene a tutti, e invece non lo rispettiamo. Questa qua. Cosa fare? Tanti comuni si stanno attrezzando con le fototrappole, cioè se ti beccano a buttare via le immondizie ti fanno una multa. Ti fanno una multa di 50 euro alla fine. Che è proprio se mi beccano, insomma, una persona su 2 milioni, puoi mettere anche il repertorio di 50 euro. Cosa bisogna fare? Bisognerebbe forse fare un'opera di coscienza civica, cominciando dalle scuole, sempre i soliti discorsi, però effettivamente c'è un imbarbarimento in questo momento generale, e questo è uno dei sintomi e dei segnali più negativi. Proprio sul giornale stamattina, c'era sul Gazzettino, sulla Voce, se non mi ricordo, che hanno beccato tanti cittadini di Adria che buttavano sugli argini con le fototrappole, e avevano riscontrato che erano tutti adriesi e soprattutto tutti italiani, perché poi nel nostro immaginario c'è gli stranieri inquinano, eccetera. Non è che vogliamo dire che solamente i cittadini di Adria fanno questa azione, tutti quanti, solo in questo caso sono stati beccati loro, ma proprio no, siccome qualcuno poi cavalca la città di Adria, ecco. Qualcuno cavalca la polemica, ma sono gli stranieri che non hanno rispetto. No, siamo anche noi italiani, quindi facciamocene causa, quindi sappiamo che siamo anche noi abbastanza incivili, e cerchiamo di migliorarci. Sì, che poi insomma fare queste azioni strane, se così le possiamo definire, è proprio un segno di inciviltà, perché ci sono c'è l'ecocentro, ci sono i vari contenitori, cioè,
perché uno deve prendere il sacchettino e buttarlo nell'argine oppure in un'area dismessa? Cioè, è veramente non ha neanche senso, insomma, fare una cosa così antisociale. Eppure succede. Vabbè. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Ritornati in diretta come sempre per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Vi ricordo, lo facciamo sempre perché è giusto farlo, la prima messa in onda è il giovedì, poi durante il fine settimana le varie repliche sia su Radio Diva e anche su Radio Colbe. Allora, vaccini nel mondo. Cosa dire di questi vaccini? Cosa è successo? Allora, sto facendo per Rovigo in diretta, possiamo dirlo, che sono i nostri amici di Rovigo con il quale collaboriamo. Sto facendo delle interviste con personaggi all'estero e in particolare ho trovato Paolo Mischiatti, che è un tagliolese che abita a Cuba, si è sposato con una cubana, una bambina eccetera, quindi è più cubano a tutti gli effetti, e in una prima intervista mi spiegava la situazione Covid, diceva che appunto mentre nelle isole minori non c'erano problemi, c'erano problemi a L'Avana eccetera eccetera, però poi dopo mi ha fatto un'altra telefonata dicendomi guarda che c'è un grosse novità per quanto riguarda i vaccini, perché Cuba ne ha già messi 4 che sono già disponibili e la popolazione viene tutta vaccinata, non ci sono limiti di età, nel senso che questo vaccino non ha avuto problemi e riscontri particolari e quindi vengono vaccinate le persone dai 18 agli 85 anni. Ecco, questo qua volevamo dirlo perché poi magari vale la pena guardarsi un pochino intorno, siccome anche il discorso dei vaccini in questo momento qua non stiamo facendo una gran bella figura, perché ci sono 1000 annunci, ogni giorno devono arrivare milioni, milioni, milioni di vaccini e poi alla fine non arrivano. Non arrivano, sì. Poi arrivano in minima parte. Ecco. Poi la grande confusione tra AstraZeneca, si è aggiunto anche la confusione con Johnson & Johnson, quindi effettivamente noi cittadini fondamentalmente non ci capiamo più un accidente di niente. Diciamo che questa situazione crea veramente molta confusione. Paura, confusione. Che deve fare la vaccinazione, insomma, dice... La faccio, non la faccio, cioè sarà una cosa utile, ma mi farà forse male. E quindi c'è questo dubbio permanente sulle vaccinazioni, insomma, che sono molto importanti, ecco. Cose molto. E quindi ecco, facendo un esempio, sappiamo che per esempio nella vicina San Marino hanno vaccinato quasi tutti, addirittura i ristoranti, i locali vengono aperti, e quindi c'è veramente una contraddizione. A due passi da Rimini sono liberi e qua abbiamo ancora le nostre zone gialle, rosse, no gialle purtroppo no, rosse e arancioni. Arancioni, sì. Quindi intanto ringraziamo Paolo Mischiatti che ci dà queste chicche, tra l'altro sempre in un'intervista abbiamo intervistato un nostro amico di Mosca, sai che a Mosca c'è lo Sputnik, però ci diceva stranamente che la gente a Mosca non voleva vaccinarsi veramente, c'è la gente proprio no, c'è una non si sa, ci sarà motivo, ci sarà motivo, ma probabilmente si è data libertà alla gente di non vaccinarsi, probabilmente hanno meno paura di noi, probabilmente non ha colpito come noi la pandemia, probabilmente i dati che hanno loro sono un po' meno tecnici come i nostri, perché poi dopo sai da noi cerchiamo sempre questa polemica, chi muore non si sa se è morto per il Covid o per un'altra patologia, sì. Il Covid ci ha dato il colpo di grazia, quindi questa qua è una domanda che ci stiamo facendo già dal 2020, dal marzo dell'anno scorso. Fatto sta che nonostante che abbiamo tutti la mascherina, siamo tutti controllati, siamo tutti digi, facciamo il coprifuoco eccetera, anche ieri c'erano 400 morti, quindi qualcosa non funziona, ma chi siamo noi eccetera eccetera. Vabbè, abbiamo così esaurito anche questo nostro secondo argomento, quindi adesso grazie a Paolo Mischiatti e anche l'amico di Mari che ci ha dato queste due interviste importanti a livello mondiale. Bene, allora ci sentiamo tra poco. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, e adesso continuiamo. Volevo informarvi che se sentite qualche rumore di fondo, qualcosa, è solo perché nello studio accanto stiamo facendo dei lavori, dei ripristini, degli ampliamenti delle modifiche, quindi magari qualcosa magari potrebbe anche scappare durante la diretta, quindi vabbè, non fateci caso, insomma, qualche botto. Certi rumori vengono fatti dal qualche martellata nello studio accanto, dai. Non da noi. Allora, andiamo avanti con Made in Polesine, terzo titolo, Adria e i suoi misteri.
Allora, la settimana scorsa con Letizia Guerra, che è la presidente della Proloco, sono andato a visitare i segreti di Adria, alcuni segreti di Adria. Abbiamo cominciato con Adria, città della Ghisa. Cosa vuol dire? Che nel fine 800, i primi del 900, ad Adria c'erano due industrie importanti che facevano Ghisa e avevano allestito specialmente i terrazzi e le balaustre della città, ma soprattutto, e si possono vedere magari sul Ponte Castello, tutte le ringhiere, quelle ringhiere che sono fatte all'infinito, sai che c'è la O dell'infinito, sì. Quelle sono di questo materiale, sono di Ghisa. E allora con la Presidente abbiamo visitato un pochino tutte le varie, i vari posti dove ci sono questi reperti storici, ripeto, fine del 1800, prima del 900, ed è molto interessante, una per tutte, dove c'è il palazzo Tassoni, dove c'è appunto il comune, sopra si vede un bellissimo poggiolo con scritto municipio. Bello, 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 se vi capita di andarlo a vedere. Quindi è un piacere visitare le nostre città, specialmente quelle più antiche, mi riferisco in particolar modo Adria e Loreo. Quindi adesso magari col presidente della Proloco di Loreo faremo un giro anche sulla città Loredana. Certo. Ecco. E poi dopo ci diceva che io non lo sapevo, sai dove fanno il mercato ad Adria? Sì. Ecco, lì c'era un canale. Era un canale quello lì. Sì, c'era un canale che non hanno tombinato come pensavo io, l'hanno proprio asciugato, fatto deviare l'acqua da un'altra parte, e avevano fatto il canale Mussolini negli anni 25-30, e con i detriti del canale Mussolini era coperto tutto quello strato lì. Hai capito lì. E questo non lo sapevo. Dove adesso c'è questa strada? La strada dove principale. Dove c'è la strada principale? Adesso non mi ricordo. Non so come si chiama, non mi ricordo, sì, però. Però dove fanno il mercato? Era un canale quello lì. Quello lì era un canale. Ma guarda un po'. Quindi, ma quante ne sappiamo? Vabbè, ma quante ne scopriamo e quante ne sappiamo? Vabbè. Dai, allora abbiamo così. È finito. No, per dirvi sì, che. Sì. Le nostre città antiche, poi siccome abbiamo parlato anche la settimana scorsa di San Basilio, di tutti, certo, i suoi segreti, eccetera, siccome poi sembra che noi abbiamo solo 400 anni di vita, non è vero, perché poi dopo Adria ha dato il nome all'Adriatico, San Basilio era già nel 400 avanti Cristo presente con gli Etruschi, eccetera, eccetera, quindi un po' di storia. Un cincinino di storia ce l'abbiamo anche noi. Quel poco che basta, come si dice. Quel poco che basta, vabbè. Ci sentiamo tra poco allora per continuare Made in Polesine. Ma che bello, siamo ritornati dopo questa brevissima pausa e siamo pronti per continuare Made in Polesine di questa settimana. Come sempre Davide Tavanelli, Leandro Maggi, e adesso un altro titolo molto importante, Università Rovigo. Allora, l'Università di Rovigo, che ormai è diventata una realtà, ha aumentato con il corso di giurisprudenza le sue offerte attraverso il CUR. Naturalmente ringraziamo Diego Crivellari, che è diventato il presidente del CUR, nostro amico, che ci ha mandato anche questi aggiornamenti. E che dire, innanzitutto è importante perché una città con un'università vive. Io alla notte non riesco a dormire, allora mi metto le cuffie e ascolto Alessandro Barbero che su YouTube, su YouTube e spiega tutte sì. le storie. Allora spiegava perché Torino è diventato importante. Torino è diventato importante che era una città di 5.000 abitanti molto molto tempo fa, più di 1.000 anni fa, però è diventato importante quando hanno spostato l'università da, non mi ricordo più, da mi sembra da Novara a Torino, hanno deciso. Quindi Torino poi dopo è diventata così importante perché l'università ha portato gente, ha portato turismo, ha portato insediamenti, ha portato cultura, eccetera. E quindi perché non potrebbe succedere anche a Rovigo? Ricordiamo che Rovigo è hub anche di Italo, il treno, quindi il treno Italo ha una fermata importante a Rovigo, quindi tra la roba e l'altra, tra l'Amazon che porterà migliaia di persone, forse sta a vedere che fra 1.000 anni il capoluogo d'Italia è Rovigo. Chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà. Noi saremo ibernati, ci sveglieremo e Rovigo sarà come Roma. Non so se è un vantaggio. Vabbè, dai. Sai cosa?
Io ho sempre paragonato a Rovigo. Mi è sempre fatto piacere Rovigo, perché quando fanno la lista delle province è subito dopo Roma. Sì, perché è vero, Roma e Rovigo. Ro, e questo mi faceva, come si dice, mi inergogliosiva. Sì, perché siamo lì vicini. Sì, siamo lì, ecco. Almeno, almeno con le sigle siamo vicini. Ecco, poi sta a vedere che fanno l'università, la ampliano, cioè diventano corsi importanti. E poi tra l'altro, no, al di là della battuta, c'è anche un importante conservatorio, non mi veniva la parola, mi piace, no. Quando non mi viene la parola lui guarda giù e ride. No, non sapevo cosa volevi dirti, quindi cosa volevi dire non potevo neanche aiutarti, perché il conservatorio, conservatorio importante di jazz eccetera eccetera. Vabbè, questo ci sentiamo per una brevissima pausa. Ridi. Ma perché? E questo, miei cari, è l'ultimo argomento di oggi all'interno di Made in Polesine. Parliamo di una cosa, un titolo, una situazione, insomma, che già parecchie volte si è manifestato, almeno qua nelle nostre zone. Parliamo di trivelle. Allora, che dire? Trivelle. Chiudiamo con la notizia che non vorremmo mai dare. Abbiamo fatto 1000 programmi, ma non solo noi, chiunque di noi nel Delta, ma in provincia di Rovigo, ma anche in Emilia, eccetera. Abbiamo parlato, basta, trivelle, eccetera, eccetera. Quindi, cosa è successo? Via libera ambientale a 10 giacimenti, oltre nuovi 20 pozzi. Approvata la compatibilità di investimenti in Adriatico, nel canale di Sicilia e nell'entroterra emiliano. Protestano gli ambientalisti. Allora, prima di tutto, a chi ci governa a livello italiano e europeo, che gli ambientalisti protestino non gliene può interessare di meno, proprio assolutamente. Ma poi dopo noi come territorio abbiamo pagato tantissimo, perché ci si dimentica sempre del bradisismo, di quello che è successo. Sappiate che ci sono certe zone, ecco, noi siamo qua a Porto Viro, diciamo, località contarina vicino a Taglio di Donada. Taglio di Donada, la terra è andata giù di 3 metri. 3 metri, sì. C'è un posto a Donzella che è andato giù di 5 metri. Se è successo l'alluvione del 66, che a novembre del 66 a Porto Tolle, è colpa del bradisismo. E voi ci venite ancora a rompere i maroni con queste trivelle dopo tutto quello che abbiamo detto, fatto, mosso, fatto il referendum, eccetera, e c'è via libera ambientale a 10 giacimenti. Sì. Tra l'altro, oltre nuovi pozzi, 20 pozzi. Mandate a fanbagno. Ecco, posso dirla? Sì, fanbagno sì, si può fanbagno dire. Fanbagno si può dire. No, perché dai, è una cosa indecente, vuol dire veramente che noi cittadini... ma qua c'è un business proprio enorme dietro. Allora ditelo. Andiamo a calpestare un po' quello che è anche la volontà dei cittadini stessi, insomma, e poi anche, insomma, andiamo a creare dei problemi veramente importanti a livello ambientale, perché se si abbassa ulteriormente il terreno, proprio, come si dice, sott'acqua. Ti ricordi cosa diceva il Marchese del Grillo? Cosa diceva? Io so io, voi non siete un un e questo è quello che noi sentiamo sul nostro capo da parte dei nostri governanti. Benissimo. Vabbè, neanche un po' benissimo. Diciamo benissimo, questo qua mi fa veramente arrabbiare. È una cosa, insomma, se ne è parlato. Non ho detto neanche una parolaccia, però. No, hai detto una sola, ma piccola, ma sì, non si può ripetere. Dai. Ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. E siamo qua, e siamo solamente qua per concludere la puntata di oggi di Made in Polesine. Ahimè, è già finita anche questa nuova edizione, questa nuova puntata, e ci dispiace un po', insomma, perché dobbiamo aspettare un'altra settimana a questo punto. Visto che ci vediamo poco, visto che esatto, ormai sono assente. È molto assente il ragazzo, perché adesso, insomma, è molto impegnato, un sacco di cose di qua e di là. Vuoi tirarsene. Ci possiamo trovare? No, oggi non posso perché è un impegno, devo andare devo trovarmi con Draghi, devo fare Gentiloni, devo fare qua, devo fare di là. Vabbè, insomma, a parte gli scherzi, insomma, dai, ci sentiamo allora la prossima settimana, come sempre, su Radio Diva, Radio Colbe, Made in Polesine Web TV, da parte mia, Davide Stefanelli, e anche da parte di Leandro Maggio, ovviamente. Non ti ho escluso, non mi considera più il suo amico del cuore. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Lo facciamo. No, lo stiamo perdendo. Lo facciamo. Lo stiamo perdendo. Allora, 3, 2, 1, ciao a tutti.
Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.